Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini, di Rebiribo 00, capitolo 27. Mi svegliai insieme a Esther. Erano tipo le 10 del mattino e andammo in cucina per fare colazione. Marta, prepara il caffè brioche per due persone. No, papà, per tre. Giusto, piccola. Ma chi è questa donna? Un'amica. Mamma vuole che sta qui. La casa l'ho comprata io con i miei soldi, quindi qui entra chi vuole. Poi tua madre non fa più parte della nostra vita. Perché? Perché ha fatto una cosa bruttissima. Sara, hai 10 anni e siccome sei intelligente, prova ad immaginare. Capito? Se è quello che penso io, la vedrò con occhi diversi. Hai capito benissimo, piccola. Adesso vieni a mangiare. Finimmo di mangiare e diedi a Marta qualche commissione da svolgere. Esther, come stai? Matteo, chiamami Est, ti prego. Comunque, beh, lo sai come sto. Va bene, Est, mi spiace molto, ma non è colpa tua. Lo so, ma ho i sensi di colpa. Non devi, hai bisogno solo di riposo. Vuoi salire in camera a riposare? Va bene, dai. Salimmo in camera e decidemmo di sdraiarci sul letto. L'aria era molto imbarazzante, non so, ma Est mi fa provare strane emozioni. All'improvviso mi baciò. Fu un bacio lungo e profondo. Non volevo finisse più. Senti, Matteo, mi sa che è il caso di parlare del fatto delle casse. Non feci in tempo a finire la frase che un urlo ci terrorizzò a morte.